Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale Disegniamo gli animali, lezioni dedicate ai cuccioli. In realtà è l'ultima lezione dedicata ai cuccioli e sarà una lezione difficilissima. Ultima lezione perché vi propongo sempre temi differenti. Vedete un po' di confusione qui dietro a me perché sto provando a rimettere mano a una storia fumetti che è un po' che vuole uscire. E vediamo cosa viene fuori. Ho bisogno di un po' di spazio per vedere tutto il progetto nell'insieme e mi è tornato utile sfruttare le pareti. Qualche giorno fa vi ho proposto quattro animali, in particolar modo volevo fare un animale che usciva dall'uovo e quindi vi ho proposto quattro animali, in realtà quattro rettili, e ha vinto la tartaruga. Spulciando un po' su Instagram e siti vari ho trovato un'immagine che mi piace tantissimo, purtroppo senza autore. Anche facendo la ricerca con immagini non riesco a trovare proprio l'autore della foto, quindi vi farò vedere solo la fotografia sperando che magari un giorno sia l'autore stesso a dirmi che è la sua, così riuscirò a metterlo nei crediti. Vorrei trasferirmi completamente su YouTube per poter fare dei video con la fotocamera in modo che siano anche più belli da vedere e probabilmente i tutorial sul disegno caleranno un pochino perché per fortuna siamo ritornati un po' tutti alla semi-normalità, quindi diciamo che abbiamo molto meno tempo libero. Stessa cosa vale per me e quindi caleranno un po' gli appuntamenti, però non voglio abbandonare completamente questa cosa. Ho avuto tanti commenti positivi, soprattutto dal vivo, che mi hanno fatto molto piacere. È stato un modo per farci compagnia. Quindi adesso sto pensando a un nuovo tema, in realtà ce l'ho già in mente. Ma credo che aspetterò a svelarvi qualcosa, così intanto lo ragiono bene. E niente, iniziamo il tutorial di oggi. Il nostro tutorial al solito prevede una matita o portamine e una gomma. Ora traccerò le prime forme geometriche per realizzare il nostro disegno. Come avete visto, le forme da cui ho iniziato sono davvero, davvero semplici e precise, anche se in realtà l'uovo non è realmente così ovale. Però per iniziare conviene sempre lavorare su forme più semplici, come poi abbiamo sempre fatto in tutti i tutorial. Questo è il risultato e conviene farlo per capire lo spazio che vogliamo occupare all'interno del foglio. Ed è consigliabile per capire un attimo le proporzioni, per capire la dimensione della testa, la dimensione dell'uovo e via dicendo. Quindi noi sappiamo che la nostra tartaruga più o meno occuperà questo spazio. Ora andremo ad aggiungere tutti gli altri elementi, sempre in forme geometriche, che però andranno a caratterizzare un pochino di più la nostra tartaruga. Una volta che siete convinti del risultato, inizia la parte difficile, ovvero qui abbiamo realizzato tutte le proporzioni. Gli occhi sono sempre dritti allo stesso modo, il muso e l'uovo, che nel momento in cui iniziate a disegnare tutti i pezzi, vi accorgerete che è come se un po' si fosse sgonfiato, per intendersi. Una volta realizzate le forme geometriche di base e il risultato che vedete vi convince perché lo trovate proporzionato e lo trovate soddisfacente. Quello che serve è andare a ripulire tutte le forme
andare ad aggiungere quegli elementi, non so, tipo le pieghe, l'uovo qui in realtà è un po' rotto, quindi tutti quegli elementi aggiuntivi per rendere più realistico il nostro disegno, lasciando indietro per ultimi i disegni che ha sul corpo la tartaruga. Questo perché una volta ripulito il disegno ci renderemo conto se la base va bene. E una volta che la base va bene, si aggiungono tutti gli elementi come i disegni qui. Questo vi torna utile per qualsiasi disegno realizzate. I particolari vanno sempre fatti per ultimi. Questo perché se il disegno non funziona, avete buttato via un sacco di tempo. Se invece la base funziona bene, quindi il vostro disegno ripulito funziona bene, andare ad aggiungere gli elementi rende semplicemente più caratteristico il vostro disegno. E anche questa volta abbiamo terminato. Vi ricordo che se vedete il tutorial durare pochi minuti non vuol dire che sono stata altrettanto veloce, ma che per fare un disegno come questo ci vuole un sacco di tempo. Quindi datevi tutto il tempo che vi serve. Mi sono fatta un po' prendere dalla mano, ho aggiunto qualche ombreggiatura. Vi consiglio di provare, visto che normalmente non lo facciamo quasi mai. Così, per sperimentare qualcosa di nuovo. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per essere passati e noi ci vediamo presto, alla prossima. Ciao!